benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Ormai da diverso tempo, e soprattutto dopo la sua seconda partecipazione al Grande Fratello 2023, gli utenti di Twitter l'hanno ribattezzato il mestierante e non hanno affatto torto. Luca Onestini è tagliato e parecchio per la televisione. Collezione a reality senza sosta, adesso, la sua nuova importante avventura. Aveva esordito in veste di corteggiato tronista alla corte di Maria De Filippi, in quel di Uomini e Donne. Lì uscì con Soleil Sorge, altro genio del mondo dei reality e della televisione, e le loro strade si separarono bruscamente al GF VIP 2. Da lì sempre televisione. Dove vedremo debuttare questa volta Luca Onestini. Luca Onestini, nuovo ingresso, in coppia, dentro una casa del Grande Fratello. Non soltanto lui, che senz'altro in famiglia ha fatto da apripista, poco dopo lui anche suo fratello minore Gianmarco Onestini ha debuttato in una lunga serie di format, sia in Italia che in Spagna a sua volta. Ed è assurdo, solo in questo settore può accadere, ma sarà con l'ex, quasi, suocera di quest'ultimo che Luca Onestini affronterà l'esperienza di un famoso show, che ancora doveva depennare dalla sua lista. Stiamo parlando di Elena Rodriguez e sua figlia, Adara Molinero, è stata per l'appunto fidanzata con suo fratello. Durante la finale del Grande Fratello VIP spagnolo, è stata annunciata la notizia. I primi concorrenti del Grande Fratello duo che andrà in onda da gennaio. Luca Onestini, fratello di Gianmarco ed il vincitore di Secret Story. Il bolognese ha sempre sostenuto il fratello ed è stato sempre suo difensore. Adesso, sarà lui a farsi avanti e farà parte del nuovo reality, la news spagnola riportata da Bixi. Come è già capitato in passato, i suoi fan lo seguiranno anche dall'Italia. Evviva, finalmente, scrivono vari di loro sul web. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.